Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati su FIFA 16 e siamo nella carriera con la Fiorentina. Ragazzi, allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato a vedere le prime impostazioni, la formazione e tutto quanto. Oggi siamo nella prima partita amichevole del torneo che avevo accettato, quello di 10.000 euro contro il Valencia. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere come andrà la prima partita di questo torneo. Ragazzi, eccoci giunti alla partita. Come vedete, piove a dirotto e quindi iniziamo subito. Speriamo che sia esordio bagnato e esordio fortunato. Attenzione qua, subito il Valencia se ne vanno da soli. Attenzione qua, il Valencia 1-2 dentro, sbaglia per fortuna e Tatarusano rimedia. Matic Fernandez, Borja Valero 1-2, Matic Fernandez anticipato all'ultimo secondo. Qui, bravo Pasquale, Manuel Pasquale. Attenzione però, gli viene tolta palla. Perché ragazzi, quelli del Valencia corrono il quadruplo dei mini. Ora pallone dentro. Attenzione che se ne va da solo il tiro. Parata Talusami. No, qui è da solo. C'è il gol, ragazzi. Ma no, ha sbagliato. Incredibile errore del Valencia. Allarga subito per Kalinic. Kalinic, Kalinic. Al tiro. La deviazione del difensore fuori. Attenzione qua, ragazzi, che partono in contropiede. Sono in superiorità numerica. Ora stanno rientrando i miei giocatori. Pallone messo dentro, bravissimo Gonzalo Rodriguez, ragazzi. Ha la possibilità di arrivare al tiro. Ecco il tiro, palo, gol. Valencia in vantaggio, ragazzi. Nulla da fare. Perché, ragazzi, ho tolto Kalinic e ho messo Babacar. Passiamo la palla ai nostri stessi avversari. Qui il pallone. Vediamo se Teglio riesce a metterlo dentro. Perché sto controllo così brutto? Qui grande rovesciata, bellissimo gol. Pareggio stupendo. Mamma mia ragazzi, che golazzo! Che golazzo ragazzi, non ho visto di più, comunque bellissima rovesciata. Grande gol. Chi è stato? Tomovic, ragazzi, che gol Tomovic. Eurogol, abbiamo pareggiato con un Eurogol di Tomovic. Attenzione qua al Valencia che se ne va al tiro. Tatarusanu deve mettere i guantoni. Ah, ancora calcio d'angolo. Pensavo era rimessa dal fondo, fosse rimessa dal fondo. Mi ha messo dentro il pallone, salva sulla linea Manuel, no, Gonzalo Rodriguez, per fortuna ragazzi, brivido. Sta di nuovo pressando il Valencia che non ha accettato ovviamente il pareggio. Il Tatarusanu mette fuori palla. Vediamo qui se riusciamo a tenerli ancora distanti dalla porta e finisce la partita, ragazzi. Allora, uno pari, è finita la partita, ragazzi. Quindi queste sono le statistiche. Tomovic ha segnato, parata di Tatarusano, comunque 3 tiri io, 8 lui. Supremazia totale da parte del Valencia, nulla da dire. Però ci siamo portati a casa il primo pareggio di oggi, cioè della carriera. Ok ragazzi, abbiamo avuto un aggiornamento dall'Italia, vediamo, hanno trovato 10 nuovi giocatori. Parigini, Rudiger, Glick, Ljajicic, Marilungo, Paletta, De Guzman, Cesar, Mekses. Koulibaly, questi sono quelli di prima. Ok ragazzi, allora io direi di fortificarci sicuramente la formazione, ho pensato, allora un centrocampista sicuramente. Poi due attaccanti esterni, Teglio e Zárate. Sicuramente un difensore. E poi qualche terzino, ragazzi, un terzino destro, un terzino sinistro, perché non abbiamo granché. Questa è la rosa, ve la faccio vedere. Quindi questi sono i giocatori titolari. Vedete, abbiamo solo Roncaglia, Babacar, poi Costa come centrocampista, Braciszkowski con esterno destro e Koné al posto di Iličić. Poi abbiamo Badeli, Sepe, Vesino come CC, Bernardeschi, Diakaté e poi Trezzerin, Alonso, Benalouane. Quindi diciamo che non abbiamo proprio granché di scelta. Allora, questo è il tabellone, potete vederlo in basso sulla destra guardando lo schermo dell'amichevole, diciamo, che stiamo facendo. Vedete qui, questo è il tabellone, siamo tutti a un punto. Quindi anche il Bayer Leverkusen e la Società hanno pareggiato la loro partita, quindi nulla è compromesso. È perfetto. Qui poi ci sono gli altri gironi, vedete. Con lo Swansea, il Fenerbahce, che lo Swansea ha vinto, il Fenerbahce ha pareggiato con l'Everton e lo Swansea appunto ha battuto il West Ham. Quindi nell'altro girone invece lo Swansea è a 3 punti. Poi ovviamente ci saranno gli incroci con l'altro girone.
La prossima partita affronteremo, vedete, il Real Sociedad. E vedremo, insomma, se ci sarà da fare qualche mossa di mercato. Sto pensando ancora a chi comprare. Voi, se avete suggerimenti, ragazzi, commentate scrivendomeli. Mi raccomando, sarebbe molto utile se mi date consigli anche sul modulo, perché sono sinceramente in dubbio se lasciare questo 4-3-3 o se cambiare modulo. Vorrei, perché poi avrei Braciszkowski e Alonso che non riuscirei a sfruttare bene, quindi sono in dubbio, datemi consigli, altrimenti dovrei usarli come centrocampisti, però magari che si allargano in questo 4-3-3 un po' fuori ruolo. Okay, ragazzi, per questo secondo episodio con la carriera allenatore della Fiorentina è tutto. Ovviamente, ragazzi, mi raccomando, lasciate like, commentate, appunto, dandomi consigli, condividete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliate il mio canale ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.